Salve a tutti, sono Claudio Di Giosia e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come risolvere uno dei problemi più frustranti per i giocatori su PS4, l'errore IC36329-3. Se vi è mai capitato che un gioco o un'app si chiude improvvisamente con questo errore, siete nel posto giusto. E ricordate, tutti i passaggi che vi mostrerò saranno anche inseriti nella descrizione del video. Se trovate utile questo video, per favore lasciate un like e iscrivetevi al canale. Andiamo a vedere come fare. L'errore IC36329-3 può apparire all'improvviso sulla vostra PS4, causando il crash dei giochi o delle applicazioni. Ma non preoccupatevi, ho delle soluzioni per voi. Iniziamo con qualcosa di semplice, riavviare la PS4. Ecco come fare. Tenete premuto il pulsante di accensione sulla vostra console finché non sentite due beep. Il primo beep suona quando premete il pulsante e il secondo dopo circa 7 secondi. La console si spegnerà. Staccate il cavo di alimentazione e aspettate un minuto. Ricollegate il cavo di alimentazione e riaccendete la PS4. Questo può sembrare banale, ma a volte un semplice riavvio può risolvere sorprendentemente molti problemi. Se il problema persiste, controlliamo gli aggiornamenti. Ecco come si fa, andate su Impostazioni e dalla schermata principale della vostra PS4. Scorrete verso il basso e selezionate Aggiornamento del software di sistema per controllare se ci sono aggiornamenti del sistema disponibili. Assicuratevi che tutto sia aggiornato, poiché gli aggiornamenti possono risolvere bug e migliorare la stabilità del sistema. Se gli aggiornamenti non risolvono il problema, disabilitate la funzione di caricamento automatico. Ecco come fare, andate su Impostazioni, poi in Sistema, e quindi disabilitate Scarica automaticamente. Questo può prevenire ulteriori crash causati da aggiornamenti automatici mentre state giocando. Infine, se tutto il resto fallisce, proviamo a inizializzare la console. Attenzione, questo passaggio cancellerà tutti i dati sulla vostra PS4, quindi assicuratevi di fare un backup prima di procedere. Ecco come, andate su Impostazioni, poi Inizializzazione, e selezionate Inizializza PS4. Seguite le istruzioni a schermo per completare il processo. Ecco fatto, amici! Questi sono i passaggi per risolvere l'errore IC36329-3 sulla PS4. Ricordatevi di fare sempre un backup dei dati prima di procedere con operazioni come l'inizializzazione della console. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi. E non dimenticate di condividere questo video con chiunque possa averne bisogno. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.